Si spacca la maggioranza nel vertice a Palazzo Chigi sulla prescrizione. 5 Stelle, PD e Liberi e Uguali firmano un accordo sul cosiddetto lodo Conte bis. Il blocco della prescrizione scatterebbe dopo la condanna in primo grado e diventerebbe definitivo dopo una seconda condanna in appello. Ma Italia Viva di Renzi dice no e avvisa gli alleati che non sosterrà il nuovo accordo. Italia Viva, nel momento in cui andremo in Parlamento, si prenderà le sue responsabilità. Okay. La nostra posizione è sempre la stessa, è Bonafede che è arroccato sulle sue posizioni. Per lunedì probabile un Consiglio dei Ministri per approvare la riforma del processo penale che include l'accordo sulla prescrizione, ma i rischi sulla tenuta del governo restano. Lo dicano che ci vogliono cacciare, tuona Renzi, che tuttavia smentisce l'ipotesi di una possibile uscita di Italia Viva dal governo, esclude inoltre un appoggio esterno, ma ripete che al Senato la maggioranza non avrebbe i numeri per approvare la riforma della prescrizione. Le opposizioni intanto incalzano, mentre Giorgia Meloni da Washington ribadisce la necessità di un governo in grado di difendere gli interessi nazionali. Quando si gira, si viaggia nel mondo, si scopre quanto le altre nazioni riescano a focalizzare il loro lavoro sulla difesa dell'interesse nazionale. Da noi non accade.